Luca e Ivano crollano in un abbraccio al VIP, tra le lacrime, era destino ci rincontrassimo. Potrebbe non essere finita la storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova che si sono recentemente ritrovati nella casa del grande fratello VIP dopo l'allontanamento arrivato al termine di una relazione durata 3 anni. A condurre all'abbraccio che ha segnato il crollo dei due e il segno che quel legame potrebbe non essersi mai spezzato è stata una lite cominciata poche ore fa nella casa. A far litigare Luca e Ivana è stato un bacio che la modella ha dato per gioco ad Andrea Maestrelli. Non un'iniziativa di Ivana ma una richiesta del GF che ha coinvolto i vipponi in una specie di gioco delle coppie. Terminato quel momento, Luca e Ivana hanno discusso. Secondo Onestini, la ex compagna sarebbe cambiata dal periodo della loro storia d'amore. Se mi avessero chiesto Ivana bacerebbe qualcuno per gioco avrei risposto no. Invece tu lo hai fatto, sei cambiata. Ivana si è difesa, spiegando all'ex fidanzato che il gioco non implicava alcun coinvolgimento sentimentale. La discussione tra i due è degenerata ed è andata avanti per ore. Ivana e Luca sono rimasti fermi sulle rispettive posizioni. Continuando a confrontarsi con toni accesi. È la prima volta, dal momento in cui è cominciato questo GF VIP, che Onestini sembra tanto coinvolto. Il confronto durissimo, a sorpresa, si è concluso quando i due, di nuovo fisicamente vicini in giardino, si sono abbracciati sciogliendosi in lacrime. Forse è il destino che ha voluto. Ha cominciato Ivana ma a completare la frase è stato Luca, che ci rincontrassimo qua. È bastato quel segno di cedimento a sciogliere in lacrime Onestini, commosso al punto che Ivana ha deciso di abbracciarlo. È il chiaro segnale che la loro storia potrebbe non essere finita. Sei betono, underground, no, sapte am dat tonu. Da nu ca vod afonu, se acum rapui moda, oh nu, așa e. Și zici că stom fort, la cum mă comport. Întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.